Buongiorno ragazzi, da Chris facciamo questo video perché ho un po' di cose da dire per quanto riguarda il calciomercato, soprattutto sul colpo del Borussia Dortmund, il colpo tanto sognato dalla dirigenza juventina che poi a loro dire è saltato perché la stampa di regime dice che è costato tanto. Innanzitutto saluto a tutti. Ma snocciliamo un po' di numeri, visto che c'è chi dice, tanto passiamo il suono alla televisione, c'è che ci dice Tutto Sport, che faceva titoli fino a settimana scorsa, blitz, o fino a qualche giorno fa addirittura, blitz di, come si chiama, di Paratici, accordo a un passo per anticipare Dortmund, United ormai è quasi fatto, già ha parlato con Raiola, tutto fatto, Raiola è l'amico della Juventus, patati patatà. E poi ieri il giocatore va al Dortmund e oggi il titolo, per farvi capire come funziona la stampa di regime, e quindi per qua voglio anche attaccarmi a quello che dice Dario Calbi, salutarlo, quello che vi dice sempre Dario, che ci faranno tutto per farci passare per coglioni, mettere in risalto altre squadre, così. Questa è la prova provata, questo è un classico esempio di della stupidità di questa stampa di regime, che sono a soldo di monocidio, poi Tutto Sport, non è che sia una novità, che sono dei furbazzi loro. Quindi, ecco poi la pagina che poi vedete che vi ho messo lo screen, l'ho messa in copertina, dice la Juve ha mollato, Alan perché costava 125 milioni, quindi clausola accessoria 20, firma l'ingaggio, commissione di 15 milioni che do 10 per Raiola e poi 8 milioni per 5 anni, quindi fanno 125 milioni. Ma come? Voi che avete speso 75 milioni per prendere De Ligt, voi che avete dato 10 milioni di commissioni a Raiola, fanno 85, voi che avete dato 7 milioni e mezzo per 5 anni al giocatore, a casa mia fanno 126 milioni. Ma quello è troppo giovane. Invece De Ligt è un uomo vissuto, che è la stessa cosa. Ma come cazzo siete messi? Ecco la differenza, ecco cos'è la stampa del regime, ecco cos'è lo schifo che c'è in Italia, ecco cosa penso. Penso che sia uno schifo. Voi che avete preso Candy Rabiot, avete pagato 10 milioni alla firma tra premio e procura alla madre, voi che avete dato 7 milioni e mezzo a questo qua per 5 anni, 7 milioni, che non gioca neanche mai, quindi avete speso 17 milioni semplicemente per prendere un parametro zero, cioè 10 milioni alla firma più l'ingaggio, sono già 17 milioni e mezzo, 17 milioni all'anno, per 5 anni, sono 35. Il parametro zero vi costa 45 milioni, Ramsey 3 milioni e 7, voi che avete preso Ramsey a 3 milioni e 7 per un contratto quinquennale, stessa cosa Emre Can, premium, ma di che cosa parlate, ma De Ligt, cioè vi ciuvate da soli, siete proprio dei ciucci, dei babbedi, degli stupidi, che cazzo di giornalisti siete, eh? Va bene essere un po' filo gobbastri, ma così proprio, cioè ve lo mettete nel culo da solo, basta vedere quanto è costato De Ligt e quanto è costato Haaland, quindi dov'è la differenza? Ah, che quello è andato a Dortmund, no? Quindi adesso tutti i tifosi della Juve, no, ma non avevamo mica bisogno, ascoltate Tutto Sport, se l'aveste preso vi sareste segati, come non è venuto, adesso meno male, è un bellaio, meno male di qua, perché quanto avete pagato De Ligt? Quanto avete per cosa dimostrato De Ligt oggi? Non sta dimostrando tanto, tutto sommato. Non sta dimostrando tanto tutti i gol che beccate. Non sta dimostrando tanto. Da potenziale, certo, come da quel giocatore, sono scommesse, però da qui a fare dei titoloni, adesso che la Juve l'ha mollato, no, avete fatto una figura di merda, perché voi l'avete preso, voi avete fatto i titoli, che è arrivato adesso Paratici, ma Paratici non sa fare un cazzo, uno che spende 10 milioni alla firma per prendere un parametro zero, e gli dà 7 netti all'anno, quindi il primo anno vi costa 17 milioni questo, va bene o no? Vabbè, quindi, cioè, un parametro zero non è più zero se lo pagate 10 milioni di commissioni o le commissioni che becca Raiola anche quando uno non paga la clausola accessoria, vedesi De Ligt, lì ha pagato una clausola a 20 milioni il Dortmund, gli danno quei soldi lì, ma penso che sia l'operazione più intelligente della vostra, guardando bene, che vi ha dato 85 milioni per un giovane difensore, questo attaccante. Quindi moderiamo bene i termini quando fate i leccaculo dei gobbi. Questo, questa è il classico esempio di
giornalismo spazzaturo, tutti al soldo di quelli là. Dario ha perfettamente ragione, faranno di tutto per farci passare per dei deficienti a noi, capito? Per farci passare per degli una società allo sbando, loro che non è così, c'è programmazione, c'è tutto. Quanto Vidal, c'è chi dice c'è molta fiducia per l'arrivo di Vidal, e io non so, questa fiducia ancora non la sento più di tanto, vediamo, sarò fiducioso quando arriverà, se arriva. Avrei preferito altro, ma se arrivo, benissimo, va bene, lo vuole il coach, Vidal non deve dimostrare niente, ha 33 anni, per l'amor di Dio, quindi ci deve essere comunque un esborso logico e non troppo superiore. Adesso Fonseca cerca Politano, vediamo che la Roma sta per essere venduta, tante trattative. Giroud si dice che aspetterà fino a metà gennaio l'Inter, perché la sua prima scelta è comunque l'Inter, nonostante la Juve chiami, quello che cerca l'Inter cerca la Juve. Poi il mercato, abbiamo parlato ieri, aspetto ancora qualche giorno per vedere poi come vanno le trattative, vediamo come va. Belle notizie che tutti in gruppo ieri, a parte Asamoah che non sarà della partita secondo me, perché sta facendo fatica ancora, lavora a parte, ma Barella e Sanchez ci saranno, andranno in panchina sicuramente, ci sarà Sensi, quindi è un Inter comunque che ritrova i pezzi. Siamo quasi completo, poi aspettiamo il calciomercato, De Paul, di Vidal, chi per loro, Alonso che ancora ieri non è stato convocato. L'unica cosa che c'è con Alonso al Chelsea è questa diatriba che Conte si è andato via male, e quindi è questo. Quindi a quelli che dicono adesso tutto sport, tifosi della Juve che dicono ma come si fa? Poi ci sono quelli che prima era Marotta che prendeva gente a zero, poi prende gente a zero ma in realtà la pagate, perché dar 10 milioni alla firma a uno come Rabiot che poi non gioca quasi mai, e Merecha non gioca quasi mai, e Ramsey non l'abbiamo visto troppo, così sempre rotto. Mi sa che chi fa le cazzate non è Marotta. Quindi la stampa di regime, ragazzi, la conoscete. Questo era solo il pensiero di Chris. Quindi Tutto Sport oggi dice beatamente che la Juve ha mollato il giocatore, la Juve l'ha mollato perché costava troppo come operazione, 20 milioni più gli ingaggi, invece prendere De Ligt a 75 milioni, dargli un quinquennale da 37 milioni e mezzo e dare 10 milioni e mezzo a Raio di commissione, quello non è soldi buttati nel cesso, quello va bene perché avete preso De Ligt che è 18 anni, 19 anni, 20 anni, quello va bene. Invece Haaland non va bene, minchia ragazzi, sempre forza Inter contro tutto, tutti, sempre, ovunque e comunque, fanculo i gobbi, ti è, forza Inter sempre, ciao.